Buongiorno ragazzi, eccoci, secondo live della giornata, uno in fila l'altro. Abbiamo appena finito con Green Fandango e ci buttiamo su Call of Duty Advanced Warfare, che abbiamo già visto ieri. Tra l'altro, ciao White, intanto. Ciao, sono venuto per riscattarmi. Sì, perché lui viene solo a fare i live di Call of Duty praticamente, ormai lo vedo un'ora ogni mese. Sì. E adesso dovrei venire praticamente ogni mese, perché i DLC inizieranno a uscire a bomba, visto che è iniziata la solita solfa di Activision e COD, quindi ci toccherà, no, uno ogni due mesi. Perché tecnicamente uno ogni mese, se poi facciamo lo PS4 uguale di questo. Bravo, perspicace ragazzi. Allora, oggi, ieri vi abbiamo fatto vedere le mappe multiplayer, quindi oggi ci daremo invece alla co-op con la modalità Exo Zombie, nuova di pacca, magari anzi se la vogliamo già far partire. La lanciamo. Ricordiamo che è la seconda modalità co-op. Si è aggiunta nel menu proprio iniziale, quindi sotto la sopravvivenza Exo. Esatto, che era presente invece sin dal lancio. Esattamente. Allora, prima di cominciare, visto che stavo scrivendo la recensione prima, cosa ne pensi di mettere la modalità Exo Survival al posto degli zombie al lancio? Che mi hai chiesto anche ieri. Ribadiamo oggi. Allora, secondo me non hanno voluto rischiare troppo, secondo me all'inizio, perché comunque era già una completa rivoluzione per il multiplayer, già così. Poi hanno visto che comunque la gente voleva gli zombie, perché erano stati inseriti, se ti ricordi, nella sopravvivenza. Stavo scattando a bomba il video. Sì. No, adesso no. Adesso no, ma prima. Nella sopravvivenza Exo c'è una mappa speciale che non mi ricordo qual è, mi pare quella della prigione, in cui c'è un'ondata speciale che ci sono gli zombie. Quindi una sorta di anteprima l'avevano già data. Poi si vede che l'ha messa come un test per sapere cosa ne pensava la community, e poi l'hanno inserita dopo col primo DLC. Anche perché i leak c'erano stati comunque. C'erano stati un po' di leak al lancio. Tanto stiamo vedendo il video di introduttivo, è completamente diverso da quella di Trailer, quindi non abbiamo i soliti personaggi. No, esatto, sono quattro nuovi personaggi, ovviamente con le fattezze di quattro attori reali, come era successo per una mappa di Trailer, Mom of the Dead, che c'erano Giorgio Romero. Esatto. E altri quattro. Qua non li conosco tutti, io personalmente. Non li conosci tutti? No, c'è John Malkovich. John Malkovich c'è sicuramente. Poi c'è. Adesso li vedremo tutti. Adesso li vedremo comunque. C'è anche un attore di The Walking Dead nella serie. Ah, davvero? Sì. Io sto vedendo la serie di The Walking Dead e non me ne sono accorto. Molto bene. Ottimo. Siamo soli. E Pippo Franco anche. Esatto. E Pippo Franco. Intanto mi richiedono se i codici sono solo per Xbox o anche per PC. Sono solo per Xbox One, ragazzi. I codici che faremo passare oggi. E 360 forse. No, sì, sì, beh, sì, sono riscatti su Xbox Live dovrebbero essere. Ok, siamo nel menu principale. Farò passare in sovraimpressione. Sovraimpressione a caso, ragazzi. Completamente a caso. Noterei che comunque probabilmente nei prossimi DLC ci sarà qualcosa, perché c'è questo menu storia e questa è la prima. Quindi ho idea che nei prossimi DLC aggiungeranno sempre mappe nuove. Intanto vediamo gli esoscheletri. Sì, quindi questa, intanto vi stiamo facendo vedere un po' la mappa, perché questa è proprio la mappa di gioco, la prima. Facciamo partita locale. Sì, volevamo giocare in split screen io e te, poi potremo provare a fare locale ma andare anche online. Ok. Dovrebbe essere possibile. Partecipa. Guardami che bello che sono. E possiamo avviare, non so se non si può scegliere però il personaggio. Posso giocare col joypad interista? No, non posso giocare col joypad interista, quindi lo metterò qua. Che dispiacere. Che dispiacere. Tanto hanno esonerato il buon Pippo? No. Non ancora? No, non ancora. Quanto manca? Quanto gli dai? No, lo tengono fino a fine anno, tengono fino a fine anno. Non fanno una figuraccia? No, no. Ah, questa è la mappa, quindi vediamo un po', si possono già vedere dove ci sono le Exo, e ci sono i vari perk che su Black Ops 2, Black Ops 1 e World at War erano le bottigliette di queste bevande. Le cola, tipo Speed Cola, poi c'era il Juggernaut. Quest'anno non è proprio così, tu sei la donna. Vediamo. Sì. Mi piace fare la donna.
Peccato che non posso spararti in faccia, mi sarebbe piaciuto. Ecco, una cosa che all'inizio non abbiamo le exo, perché dobbiamo andarle a prendere, infatti vedete. Esatto, perché si sbloccano solo successivamente. Ecco, questo qui vedete che richiede exo, richiede energia, quindi questa è una di quelle, dei power up che invece che essere le bottiglie classiche, sono semplicemente... delle funzioni dell'exo che sono simili a quelle che abbiamo già visto nella, nel multiplayer classico e comunque nella campagna. Quindi c'è lo schianto, visto, c'è quello per la vita che ti dà, puoi ricevere più colpi dagli zombie, c'è quello che aumenta la velocità di ricarica. Ok, il respawn è leggermente più veloce, la possibilità di resuscitare i propri compagni. Tu probabilmente ieri non l'hai provato visto che hai giocato... No, ho giocato da solo, esattamente. Ho guardato, è più veloce. Ecco, c'è una cosa, ecco, è molto simile per certi versi perché nella zona iniziale c'è sempre il fucile a colpo singolo e il fucile a pompa, questo è simile a quello che c'era già su Treyarch, sì, gli zombie di Treyarch, però devo dire che comunque sono molte le novità rispetto alla vecchia versione di zombie, cioè possiamo dire che proprio sono due, ci sono gli zombie ma le somiglianze finiscono praticamente lì. Intanto, ecco, abbiamo visto cadere uno zombie da... dal tetto. Siamo a round 2 effettivamente. Come sapete, questo, in questa modalità gli zombie avranno anche l'exo. Sì. Solo sì. Che ovviamente arriveranno successivamente quando nuove aree si sbloccheranno. E arriveremo e andremo avanti con i round. Adesso tra poco dobbiamo dare energia. Io direi che diamo energia perché ci vuole sempre l'energia come i vecchi. Solo che... a differenza dei vecchi mappe zombie dove c'era una zona dove attivavi l'energia per tutte, in questa mappa ogni posto ha il suo pezzo di energia, quindi io direi che di venire qui e andare avanti un attimo. Okay, perché arrivo, già... piccolo Wise, ti seguo che tu hai già giocato questa mappa. Apriamo la porta. Forse ci conveniva comprare anche il fucile a pompa che... Beh, adesso vedo perché qua c'è comunque un'altra arma, se non sbaglio. Il fucile a raffica non mi è mai piaciuto negli zombie. Preferisco qualcosa. Qua c'era di, un'arma, se non sbaglio. Di più vicino. Io prendo questa invece, l'MP11. Quindi occhio. Oddio. Ci sono le barricate anche da... No, ecco, questo no. Perché non puoi ripararle, se non sbaglio. Ah, una cosa che è diversa è che gli zombie sono molto più intelligenti. Hanno migliorato l'intelligenza artificiale più che... Sì. Sapete, potevate fare... Occhio, oddio, questo c'ha già un... C'ha già l'exo. Ah, se nelle vecchie edizioni facevate il classico trenino... Piccolo Wilds, trenino, aiuto. Ah, sei a terra, aspetta. Ne stanno arrivando una valanga da là dietro. Hai visto che il res comunque è più veloce rispetto a prima? Oh, questa qua è... Questa è la morte istantanea. Morte istantanea, potremmo anche usarla. Io ho finito le munizioni. Io a coltello, vorrei tanto... Fanno più punti. No, ma soprattutto non ho alternativa perché non ho più munitions. Ok, potremmo anche andare avanti se vuoi. Tu prendi l'arma. Prenderò anch'io... Come vuoi. MP con le munizioni. Apriamo sta porta. Ecco, una cosa interessante, per il potenziamento delle armi funziona un po' diverso, non c'è il pack a punch. Ecco, questa cos'è? È la stampante 3D. Che è la nuova, cassa. Che ti dà un'arma a caso. Ecco, io ho preso le akimbo. Quindi invece che avere la cassa che faceva molto... passato, adesso abbiamo la stampante 3D perché questo è essendo ambientato in un futuro prossimo. Stampante 3D che stampa armi, non è male. E anche qui ci saranno di sicuro le armi tipo la, come si chiama, mi sono perso il piccolo Wilds che mi ha abbandonato in mezzo dietro di te. Wilds, allora, io curo dietro. Okay. Nessuno. Mi sembra la scelta migliore la tua. Oddio. E no, stavo guardando. E no, perché sai, se ci prendono alla sprovvista. Ok, noi stiamo facendo sta strada non per altro, perché... Ops, ho sbagliato. Va bene, perché hai sbagliato? Volevi aspettare? Ah, ok. Stiamo facendo questa strada non perché siamo stupidi, perché stiamo andando verso le exo. Attenzione che se non sbaglio questo è il round dei cani.
perché tornano anche i cani zombie. Esatto, qua c'è un altro zombie. Fucile, eccoli qua infatti. Resident Evil ci fa un baffo. Se non sbaglio li sono ancora accoltellabili con un colpo, però non vorrei dire una cagata. Ecco, onde evitare di crepare, io gliene sparo 10 nella testa. Il problema è che dobbiamo arrivare alle zombie perché c'è anche l'unico perk che secondo me è quello più utile, che è il Juggernaut. No, non muoiono in un colpo, quindi li spariamo. Mi sembravi troppo ottimista. C'è forse qualche aspetta, piccolo... carica. Qualche piccolo calo di frame rate giocando in due a split screen. Forse sì. Mi sento carico. Ok, andiamo avanti di qua. Tanto sei abbastanza... ecco, reddito. Siamo arrivati alla zona che ci interessava. Perché ci sono le exo finalmente. Esatto, qui. Dobbiamo dare energia, adesso non mi ricordo dove. Perché energia, quindi... E qua da qualche parte c'è una cosa tipo attiva la corrente. Non ti preoccupare, io... Ah, è qua, vado. Ho anche 3000... 3000 cosa? Punti? 3000 punti, che sono i soliti soldi con cui comprare la roba. Sono una valuta particolare. Sto cercando dov'era il sistema per attivare l'energia, forse era qua sopra. Il problema è che questi zombie iniziano a saltare giù un po' da tutte le parti. White, se torni nella sala delle aspetta. Exo... Ecco. Mi hanno decimato, occhio che mi hanno decimato, mi hanno massacrato. Non ce l'hai fatta? Sì, sì, ce l'hai fatta. Cosa è successo? C'è anche le granate comunque. Volevo risparmiarne. Ah, ma la ricarica le dà anche... Sì, ridà anche le granate. Dà anche le granate, ok. Adesso cerchiamo... Tanto qua c'è uno zombie che... Senza gambe... Io sto cercando la corrente. Determinatissimo. Fiero proprio. Uno zombie elettrico. Ragazzi, è difficile questa volta chitarli, tra l'altro. Soprattutto più è in qua passato. Forse la corrente. Stampati 3D guasta, molto bene. Perché è guasta? Perché non è la posizione. È come la cassa che sai che poteva cambiare di posizione. Sì, esatto. E quindi finché non... No, dobbiamo... Forse era qua. No! Cos'è successo? Dove sei finito? Non lo so! Sei tornato all'inizio, tipo. Aspetta che arrivo. Doctor? Cerca il coso della corrente, tanto è in quella sala per forza. Potrebbe essere questo? No, richiede energia. Anche perché sta iniziando un altro round, quindi ci conviene alla svelta trovare... Exo no. Room. È proprio dentro questa stanza, sì. Dici, eh? Okay. Ieri l'ho anche attivato, eh. Fuck, qua iniziano ad esserci zombie giganti con... Accendiamo la luce. Con le exo incazzate, eh? No, Oh, ho preso lista kill, vai. Tanto, insta kill fortissimo se riuscite a colpirli, perché... Non è detto che... Non è detto. Qual è il drone esplosivo? Il drone esplosivo, non ce ne facciamo una mazza attualmente. Risparmiamo munizie. Qua c'è un fucile, se ti serve. Sì, che ho finito i colpi. Credo sia raffica, però. Va bene, guarda, meglio che... Meglio che niente. Meglio che rimanere con 8 proiettili. Ah, c'avevo la pistola, sono un babbo, perché... No! Ha trafitto anche... Lista kill. Lista kill. Dietro. Dai, scappa. Ma fregatene. Chi scappa? Fregatene. Guarda che la granata che... Dove sto cani? Cos'è veloce questo? Siamo morti. Sì, mi hanno chiuso nell'angolo. Mannaggia. Ok, possiamo andare a fare Nando, leggiamo la chat, perché ovviamente non potevamo leggerla. Comunque vedete, non è facilissimo. Non è facilissimo, perché ti accerchiano... Perché sono molto più intelligenti. In fretta. E soprattutto sono veloci. Che era un po' il vantaggio che avevamo su... Siamo su Xbox One, comunque. Sì. Tanto stanno passando dei codici, li stiamo vedendo. Sì. Allora, proviamo a fare B. Xbox Live. Ok. Fai A. Faccio A così, okay. Entro. Trova partita. Troviamo partita. Vediamo per curiosità... Le classifiche. Sì. Round 831.
Round 831, è proprio il primo al mondo. È il primo al mondo, è arrivato all'831. 505, 545, però. Vorrei dire che il primo ha già giocato un giorno. Ed è uscito ieri. Esatto. Cioè, sta giocando non stop. No, non è che ha giocato un giorno in quella partita. Ah. Molto bene, è arrivato, ha fatto 24 ore non stop di ex zombie. Fuori di testa. Ah, chi trova comunque la skin del panda. Fateci vinto. Almeno uno screenshot. Fateci lo screenshot e avete vinto. No, sono delle skin per le armi E le exosuit, esatto. Sì, non sono per zombie. Intanto shuttiamo down la... Lobby chiusa. No, falla pure aperta. No, no, ce l'ha detto lui, ci ha buttato fuori. Ha buttato fuori lui? No, dicevo... Sì, sì, no, è aperta. La chat... Ah, vediamo gli attori intanto. Hello. Open mic so we could... Come si disattiva la voce. E allora ci chiedo di aprire il microfono. Forse non possiamo, tra l'altro, chiuderla in zombie. Potrei no, forse credo dall'inizio della partita. Ah, qual è l'attore di The Walking Dead? Chiaramente quello ciccione. Preso. No, questo. No, il coreano forse? Il coreano. È questo qui. Questo qui. Che è il ciccione di Alien, invece. È nella sala principale dall'altra parte da dove guardavamo. Ottimo. Quindi, ottimo. Se però schiacciate pronto, ragazzi, invece che perdere tempo. Intanto mi chiedono di FIFA. Sì, oggi esce il Team of the Week stasera alle 19. Quindi siamo in tre adesso e dovrebbe essere aumentata la difficoltà, perché come dicevi dovrebbe essere, ieri, sì, scala sempre, scala in base a infatti quello che ha fatto 840 round le ha fatti da solo. Non credo, perché aveva delle rianimazioni. Se stesso. Si è autorianimato, dici? Sì, devi, c'hai tre autoriani. Sì, perché nella sala iniziale dove c'è il medico c'è il coso che ti puoi rianimare tre volte, se no la prima volta che vai a terra, adios. Sei morto. Adios. Però raggiungere 800 round una voglia inizio. Mica da ridere. Mamma mia. Non perdiamo la calma. Non perdiamo la calma, signori. Sono ancora la donna? Sì, eh. No, attenzione. Karma 77. Sì, ma se non gioca. No, gioca, gioca. Grande zio. Ascolta. Zio no. Zio. Cioè, no. Domani vieni con i risvoltini, chiamami zio e io ti butto giù dal balcone di spazio. Licenziato. No, adesso non esageriamo, i risvoltini no. Io oggi non li ho fatti. Non risponderò come vorrei. Questa cosa che vedi che non puoi costruire le barricate se vai vicino. Non puoi aggiustarle più che altro. Sì. Stai già al RAM 2. Credo che al prossimo round dovremo già aprire. Comunque c'è già l'easter egg, lo stanno già facendo. Mm-hmm. Perché come in tutte le mappe zombie che si rispettano c'è l'easter egg. E ci sono i tutorial su YouTube, non credo l'abbiano già completato. O magari l'hanno completato, lo stanno caricando passo per passo. Ma domani dovrebbe giocare, domani sera, il buon Massimo, mm-hmm. con Dottor Mirax, che sicuramente vi farà vedere anche qualcosa in più. Lui di solito si droga con il zombie. Sì, sicuramente... Ah, qua c'era il... Ecco, dov'era? Che cosa? Per dare energia. Bastava seguire il cavo. Guardiamoci intorno. Piccolo Wild. Sì. Ok, possiamo andare avanti perché siamo al round 3. Beh, non posso prendere la scusa adesso? No, perché richiede exit. Ah, questo è per aprire la... Porta aperta. Io però volevo prendere il fucile a pompa. Questo qua questo era qua. Il mitraglio. Il bulldog. Questo qua è il bulldog, ok. Costa anche 500. Sì, costano 500 le armi nella zona iniziale. Comunque, dicevo, la cassa sai se ha delle limitazioni sulle armi che ti fornisce? In che senso? La stampante 3D. In che senso? O può darti qualsiasi arma credo subito. Che possa dirmi
darmi qualsiasi arma. Quindi potresti... Credo ci sia anche tipo la... Ci sarà qualche arma sicuramente speciale. Esatto. Che richiede... Che... E sicuramente sarà quella per fare anche gli easter egg. C'è per esempio il fucile a energia con la tripla canna. Ah sì, c'è il fucile a pompa anche, se non sbaglio. Sì. Se veniste avanti sarebbe meglio. Andiamo. Ah, tu sei già avanti e ci stai aspettando e morendo da solo? No, non sto morendo. Piccolo Wiles, che... non morirai da solo. Tanto pensavo di poter fare la scivolata, invece mi sono solo chinato perché non c'è ancora l'exosuite, quindi anche la scivolata... È che se adesso andate davanti ad aprire voi, sarebbe meglio. Mi vuoi usare come cavia? No, perché ognuno di solito in un mondo ideale... Ah, ma siamo in quattro? È entrato uno. Ah, aprite, non... zio. Basta con sto zio. Oddio, ci sono già i cani? Siamo al round 4. Round 4. Ma non erano 5 prima? I cani? Sì. Sì, ma non eravamo in 4. Ma soprattutto c'è una torretta qua. Sì, che ha messo un amico. Ecco, da questo punto di vista Extinction aveva quel qualcosa in più delle classi. Sì. Che a me non dispiaceva per nulla. Con perks e personalizzazione divise per classe. Quella è una cosa che mi piaceva. E aveva anche i boss. E aveva anche i boss. E soprattutto aveva una fine, più che altro. Non lo so come possa finire, però, questa mappa con l'easter egg. Perché se lei... Dopo legge, ti farò leggere... Oddio, vedi quanti sono i cani in 4? Avete fatto frizzare il gioco! Oh, rotto il gioco. Com'è possibile? Super freeze. Quindi... Volevo... Cioè non si aggiorna più... La chat. Blackout magnetico in quegli spazi games. No, perché vedi, è fermo da quando abbiamo iniziato la partita. Mi sembra strano che nessuno abbia sì, scritto. Sì, no, intanto sì, basta che abbica. Sto leggendo io comunque. Ah, ok. Mi fai interrompere. Intanto preparo. È ripartita nel frattempo. Qualche altro credo. Fire freeze everything. Ah, ti faccio vedere un attimo gli obiettivi così. Perché ci sono gli obiettivi anche. Ci sono dei, ovviamente 400? 250 mi pare. Sono tutti dedicati a 250. Ne sparerò tre alla volta adesso di codici, perché sennò non riesco a farci di stare tutti. Allora, tieni l'exo senza spendere soldi. Ok. Il che vuol dire che attivi tutto tu e io entro dentro e me la prendo. Può essere. Game over però c'è e si chiama chiama i soccorsi. Che questo è l'obiettivo, se non sbaglio, dell'easter egg. Game over, man game over. E probabilmente esce un alien o qualcosa del genere. Niente White. No, però capisci che c'è questo chiama i soccorsi ed è... Non so se finisce poi la mappa. Difficile. Ah, dici che potrebbe finire la modalità... Cioè, finisce la mappa, loro scappano magari, e poi si vedrà come va avanti. Fires ha un MP nascosta da qualche parte. Perché? Perché hai fatto frizzare tutto. Beh, questo direi che possiamo saltarlo beatamente. Fa proprio fatica, non c'è... Non vedo l'ora che esca l'Xbox One Slim, sperando che abbia una revisione dell'hardware interno anche. Qualcosina. Sì, non è che posso comprarmi pure quella. Fai partecipa. Ho fatto partecipa. Ottimo. Perché non entro. Ottimo. Aspetta, prova a farlo te. Ah, forse perché non si era preso, non aveva preso il... Okay. Perfetto. Trovo partita. Dai, riproviamoci. Outbreak. Adesso ci avrà potrebbero messo. Mettere anche più modalità per lo zombie, visto che lì ci dice solo Outbreak. No, mi sa che Outbreak è la mappa. Dice a chat. Poi... La chat stanno dicendo che stai spaccando tutti i giochi. Io? Ovvio, questa è una cosa risaputa ormai.
dispiace, ragazzi. Cosa ci possiamo fare? Ho rotto anche The Witcher 3, tra l'altro, davanti agli sviluppatori che mi hanno guardato con una faccia come per dire no, non lo fare. Attenzione, queste sono le skin del panda. Creatura è quella del panda. Esatto, quindi questi. Affrettatevi a riscattare questi codici. Ah, l'EMP, non le MP. EMP? Sì, EMP. Vabbè. EMP? Pensavo MP tipo la mitraglietta, tipo l'MP5. Vabbè, EMP? EMP. Tanto aspettiamo. E devo dire che sta trovando molte partite. Molte partite. Se no continuiamo a giocare in due. Sì, esatto. Va bene. Abbandoniamo. Tanta fino a 10, 1, 2. Ieri stavo guardando The Bodyguard, tipo. Quello... Ma è il reality show. Il reality show. Loro mi ha guardato strano, ce l'avevi del santo a fare The Bodyguard, come giuria. Vabbè. Mamma mia. Mi è venuto in mente. Ah, ci sono anche le impostazioni di gioco, ingresso in corsa, ammesso, non ammesso, basta. Ma lei è quella di streghe, attrice? No. Lei, secondo me sì, è, l'ho appena scritto nella recensione, tra l'altro, per dirti che memoria, non mi ricordo il nome. Potrebbe essere quella di CSI, lei? Di CSI il primo? No. La bionda. La bionda? No, no, non credo. Beh, cerca se vuoi, è abbastanza famosa. Nel trailer c'è scritto comunque. Serve un piano. Si comincia, rivediamoci. Ah, io stavo guardando sotto e dicevo, ma perché? Wilds finalmente la donna. Invece... Secondo me è il giocatore 2. Ci chiedono se abbiamo in programma Heroes of the Storm per settimana prossima. Sicuramente sì, ragazzi, un live lo faccio sicuramente settimana prossima per Heroes. Comunque una cosa di Ghost positiva era la scivolata, comunque la fa ancora la scivolata. Sì, c'hai ragione, prima mi spiegava e basta. E si vede che era arrivato stanco. Era l'ultimo. Volevo fotterti la kill. Medico Exo disponibile. Sì, vabbè, apro io questo. Stiamo andando avanti, stiamo restando nel No, sì, beh, ho aperto solo la porta, tanto... Ci potremmo chiudere qua, di fianco a... alle tutine. No, ma quella tanto è il Medico Expo... sì, è... Expo! Il Medico Expo 2015! Mi hanno pagato per fare questo spot all'interno! È il nuovo genio del marketing di Expo, dopo aver fatto... Non so se hai visto il banner. No. Non hai visto il banner nuovo dell'Expo 2015 sul sito ufficiale dell'Expo? Sembra fatto uno che è alle prime armi con Paint. Dico beh, ho visto che... il sito very bello. Informati sul banner della Expo 2015. No, comunque il Medico Exo è il Quick Revive. Quindi okay. È quello che ti fa rianimare i compagni di squadra. Stai per dire revivare. Revivare. Nessuno verrà a prenderci. Pezzi di merda. Pezzi di merda. Però posso dire che il carisma del russo era... Da. Era una roba assurda. Tu coprimi le spalle che io guardo se arrivano da questo... Come si chiamavano quelli di Black Ops 2? Da assolutamente, non lo ricordo, piccolo Whites. No, i più belli erano quelli di World at War, che c'era anche il giapponese. Occhio che c'è un sacco di gente. Tranquillo, intanto ho visto braccia che volano. No, c'è un sacco di gente, c'è un sacco di gente. No! No. Là, là! Copritemi mentre ricarico! Non è che apri la porta? Sei tu quello che c'hai i soldi. Qua di noi. Va bene, non sprecare tutto. Tutte le munizioni. Usa la pistolina contro questi. E il pugnale.
Se vuoi c'è anche la stampante 3D a tua disposizione. Sì, sì, che col culo che ho, dov'è? Devi andare avanti, entrare nella porta che abbiamo aperto, no, di qua. Di qua? Sì. Qua vai avanti. Di solito è qua la prima posizione. Qua. Vado? Vai, vai. Va, lo sai, eh? Devi usarla. Non è che ti dà quello che c'è scritto? Non credo. Sì, visto? Mi sa che te la puoi scegliere. Tanto te hai preso una delle armi più forti a zombie, perché è il mitragliatore. Sai che secondo me te la puoi scegliere? E dopo faccio una prova io. Dopo allora. Prova. Comunque so che per fare l'easter egg ci vogliono le carte di John Malkovich. Sono John Malkovich card, che non so se sono tipo i badge. Oppure cartine. Oddio. Ah, merda. Muori. Non è morto? No. Aspetta, aspetta, aspetta. Sei un veterano. Aspetta. Vai, apri la porta, va. E tu, io dovrei prendere un'arma dopo. Non abbiamo attivato l'energia, mi sa. Sì, dopo lo facciamo. Te apri quella porta lì, intanto io prendo un'arma. Quale, ragazzo? Quella lì che arriva dopo. Ok. Ma c'è lì dietro che ti rompono le palle. Sì, lo so. Vuoi la mano? No, credo. Dai, tanto. Ah, non ho abbastanza crediti, aspetta. Ok, arrivo anch'io. No, ma tanto sta arrivando. Adesso c'è il 2x. Lo zombie. Ecco qua c'è quello per la speed. Non la speed cola, quello per caricare più veloce. Per la metanfetamina. Carica. Ci sei? Grab. Vai. No, aspetta, aspetta. Ho preso che stava sparendo. Tornerà utile. Allora, mi hanno detto che devo guardare dove è il cavo. Quindi basta guardare dove è il cavo. Te l'ho detto io. No, è qua. Oh. Quindi prendiamo le exo, finalmente. Sì, prendiamo le exo. Vamos. Vamos, amigos. Oh. Quanta gente c'è? Non lo so, ma tanto adesso... Now is the time of lunch. Vedi che però se le attivi, se non sbaglio, se le usi troppo. Ah no, cazzate. Ma... Si vede che eri stanco, cheat. Giusto? Sì. Non è male quest'arma. Non è, ma infatti secondo me queste sono le armi più forti dopo. Non è l'arma più forte, perché le armi più forti di solito sono quelle speciali. Beh, esatto, quella a triple barrel. Tanto vediamo qua che... Cosa c'è? Uomo. Ecco, se non sbaglio, per fare l'easter egg, c'entra di guardare qua sotto, adesso non mi ricordo quale, in una di queste. Non è finita. Tieni premuto X? Ah, per quello è un passaggio segreto. Lo scarico dei rifiuti. Se guardi qua sotto, se non sbaglio, c'è tipo... Ah, è quello che ti aveva portato sì, prima... Sì, avevo schiacciato puramente a caso. Per fare l'easter egg comunque c'entra una di queste stanze. È arrivato un messaggio. Per fare il Zeta Dragon, tra l'altro. No! No, che non si vede, non scriveteci! Ecco, attento, questo è un nuovo bonus, sicurezza. Vedi quei laser? Sì. Se ci vai sopra ti fa male. Sono già morto io, White. Ah. Aspetta che arriva allora. Basta non vai sui laser, eh. Non fare il fail della vita che mi hai appena detto. Grazie, socio. No, dietro. Ecco, andiamo avanti da qui. Lasciane uno magari.
Ce n'è uno verde che esplode. Sì, lasciano... esplodo. Vabbè, adesso lascia i prossimi. E dobbiamo cercare di andare avanti perché dobbiamo cercare... Non mi lasciare indietro però, piccolo dottore. Cerchiamo una porta che ci porterà... Forse qua. Una porta che ci porterà. Qua c'è un'arma, aspetta che... Beh, lancia una lancia allora. Accetta. Ok, questa porta bisogna aprire. Che ci porta? Alle celle di detenzione. Apro? Sì. Sorpresa, manca. Ok, qui dovrebbe esserci il coso della vita. Forse è questo. Bam, bam, bam. No, richiede energia, quindi dobbiamo attivare l'energia. Sì, basta seguire il cavo. Segui il cavo. Da che parte? Infatti, è qua. Ok, questo è un altro... Cosa fa questo... queste cose Exo? E sono i bonus. Salute Exo è quello che ti fa permettere di ricevere più colpi, che secondo me è indispensabile. È indispensabile, però costa 2.500. Tu lo puoi prendere. Dov'è? È là dietro. Vieni, seguimi. Eccolo lì. No, ok. Segui il cavo. Ecco, sotto... Vedete queste qui? C'è da sparare... Bisogna sparare una cosa sotto qua. Ah, ok. E per iniziare a fare l'easter egg. Però non sappiamo dirvi esattamente cosa. Sì, perché stavo vedendo ieri sera uno streaming. Ecco, la bomba di DNA è tipo la bomba la nuclear. Ti prendo le munizioni. Dai, vai. Oddio. Ecco, attenzione che non potete starli vicino a quelli che esplodono, eh. Beh. No. White su terra. Coprimi. Freddo? Ricordati anche che puoi saltare. Ecco, quella è una cosa che... Mannaggia. Se bonus. Sei in difficoltà puoi anche andartene. Il problema è che saltano anche sti... Vabbè, però almeno ti allontani un attimo. Ecco, adesso se riesci qua, appena arrivi a 2005 ti conviene... Eh sì, appena ci arrivo adesso mi chiudo. Allora, aspetta un secondo che intanto io vado a vedere una cosa. Tu non fottermi... No! Quello dovevamo lasciarlo. Perché? Perché non era morto. Ho capito che non era morto. Stavo cercando di fare 2005 io. Adesso ce l'ho! No, quelli a terra lasciali, che così possiamo girare un attimo. Tranquillo. Mi serve. Qua c'è un'arma, cosa c'è qua? La granata impatto. Io mi terrò la mia di arma che mi piace un sacco. Ma tu, io ho delle armi oscene. Qui cosa c'è? Ah, ecco, qua potete potenziare l'arma. Sta per mettere l'exo del panda, Sta per mettere l'exo del panda, il bollore. Vedi, se vieni qui, questo è il pack a punch. Potenziare l'arma. Questo? Sì. 2005 però così. Ho capito, li ho appena spesi per... Però vabbè, all'inizio. Soldato Exo invece? Non ne ho la più vaga idea. Benissimo. Ammetto la mia ignoranza. Ok. Io sto andando a farmi la cassa. Maialino. Perché c'ho il fucile a pompa che non mi convince assai. E intanto che non ci sono nemici, voglio provare a fare quello che mi hai detto te. Cioè? Di... Cosa ho? Visto? Che ti dà proprio quella che c'è selezionata. Però non ho capito perché proprio quest'arma è inutile. Il ball. Non potevi prendere il triple bar e quello Uber? Non è facile. Appena arriva. L'ha già dato. È appena passato. Ma non voglio il lanciarazzi. Basta memorizzare. Forse arrivano anche con un ordine preciso. Hai preso la K? Va bene. Va bene. Ho due fucili d'assalto, me ne posso girare. Tecnicamente l'ideale sarebbe mettersi un pochino separati. No, che poi muoio. Wise, lo ammazziamo sta lumaca? Vai, vai. Ammettilo, non avevi mai visto niente di simile. Solo oggi in quel sotterraneo. Il problema è che se stiamo tutti vicini rischiamo il doppio. C'è una porta qua da aprire, tra l'altro, Dobbiamo aspettare la prossima ondata. Ah, ci sono i cani, eh. E quindi noi basta. No, non ci sono i cani. Cazzata. Oddio, via. Vattene. Vattene. Sono infetto, merda, non so cosa voglia dire.
Io un'idea ce l'ho. Devi usare le protezioni. No, però là c'è una cosa biochimica, biosegno logico, biocosoli. E vai, non so cosa sia. Secondo me ti purifichi tipo. E non riesco. Devi aprire la porta forse. Eh sì, ma non ho 1000. Non hai 1000. Ora sì, ma sono morto. Non vedo niente. Ok, quella cosa lì va tolta. Perché è tipo un dot. È difficile. Cioè, adesso rendiamoci conto, siamo arrivati ancora al round 8. Esatto. Non è easy. Non è easy. Possiamo fare. Tu, Lore, quanti codici hai ancora da dare? 9. Ancora 9? Mm. Ok, allora possiamo fare. Sparali tutti in un colpo. Sì, così facciamo anche perché sono le 5:43. Quindi possiamo provare a fare un'altra partita online di Exo. Vai. Trova partita. Oh, già che dice 1 su 4 giocatori. Ottimo! Grande partenza di questa cosa. Possiamo provare al massimo. Chiudiamo. Bene, quando trova molte persone. Sì, vogliamo provare a uscire completamente dal gioco e rientrare? Rilanciarlo? No, usciamo da qua piuttosto. Ci chiedono quando arriverà, tra l'altro, il DLC per PS4. 27 febbraio. Dopo. 27 febbraio? È uscito 27 gennaio. No. Quindi presumo che uscirà intorno al 27 febbraio. Beh, di solito è un mese. Quindi è quasi vicino? No, cagata. Non è vicino al COD Championship. Però può essere che quello dopo venga o presentato addirittura al COD Championship, mm-hmm, o fatto vedere intorno a quella data lì. Dovrebbe essere la prima settimana di aprile. Ok, proviamo a ributtarci nella Exo Zombie. Vi ricordo che, se non sbaglio, questo weekend ci sono le qualificazioni per i mondiali di COD italiane. Dovete andare sul sito mg.com e provare a qualificarvi. In bocca al lupo. Team da 4? Team da 4. Si gioca postazione, cerca e distruggi, cattura la bandiera, uplink e cerca e distruggi. Uplink, ricordiamo, nuova modalità messa da quest'anno nel competitivo. Ci sono più posti dell'anno scorso per il mondiale. Sì? Quanti team vanno? Ancora 32, ma hanno cambiato la suddivisione perché quest'anno sono 12 team americani invece che 8. Quindi hanno aumentato solo i team americani in realtà e ce ne sono ancora 12 loro, 8 europei e il resto. E non si può più fare come l'anno scorso che se tu premia per giocare io. Non puoi più fare come l'anno scorso che potevamo fare io, te, okay, e due persone che abitavano negli Emirati Arabi e qualificarci dagli Emirati meno Arabi. Male. Perché l'anno scorso c'erano gli inglesi, se non sbaglio. Che avevano fatto con i sudafricani. Entravano in massa dal Sudafrica. Cioè, Però potevamo andare a fare quelle sudcoreane che mi pare fossero due team. Grande qualificazione. Anche perché loro, Cina, eccetera, adesso giocheranno a Call of Duty online. Ne ho sentito parlare bene, tra l'altro. È un free to play con tutte le mappe dei vecchi COD, tra l'altro. Anche le armi sono miste. Non so l'entità del free to play, non so le microtransazioni. Calo purtroppo, anche perché se scaricate il gioco credo sia in cinese. Basta. È in cinese, però avevo visto le istruzioni per scaricarlo dalla Cina. Ma non so se ovviamente poi quando lo lanci... Sì, è tutto in cinese, credo. Quindi quello potrebbe essere... Ho capito, non sì, è che so. È il gioco più difficile del mondo da interpretare, Call of Duty. Però in inglese, fosse stato in inglese... Cioè, anche se Kong. Mi scrivono RT in cinese, forse so più o meno guardando la forma del pad che... Il grilletto è lo stesso. E più che altro è ping, no, però. No, per hanno la R. Hanno LT e LT in cinese. Però c'è il problema di ping dopo. Sei in Cina. È pieno di ping. È pieno di ping. Ne vogliamo dire un'altra? Così l'associazione cinese in Italia ci manda un pacco bomba.
Togliamo l'indirizzo dal sito internet, però. Adesso inizia anche a venirmi caldo. Non ci sono zombie. Non ci sono zombie, guarda qua. Ah, tra l'altro Call of Duty Online, sto ridendo e scherzando. Cosa urli? C'ha la sua modalità zombie. Ha la sua modalità zombie. Perfetto. Quindi non è solo multiplayer competitivo. Questo si è schiantato per terra. Che tra l'altro in molti è quello che auspica una COD, cioè di abbandonare la campagna e di diventare esclusivamente un gioco online. Io ci starei anche. Però credo che in Call of Duty molti giochino la campagna. Ad esempio, su quello della concorrenza potrebbero tranquillamente abbandonarla la campagna. Se è come quella dell'ultimo uscito. E come sempre insabbieranno. Vabbè, se è come quella di Ghost potrebbero toglierla anche qui. Quella di Advanced Warfare è già un pochino. Ammazza, ho visto. Una mega laggata. Una mega laggata. Ecco, il problema di giocare in 4, sai qual è? Che ci sono persone che vanno in giro a rubarti le uccisioni. Beh, ma anche in due con me, voglio dire, non è lo stesso. Lo so. Aia. Stiamo lagghicchiando però io e te, mi sa, E perché non ho ben capito come funziona il matchmaking. Avete rotto ampiamente le balle di collegarvi. Esatto, non, quando gioco a Dr. White, ragazzi, non potete giocare all'Xbox One. E questo, anzi, su live in generale, perché poi Xbox One o 360. Se però adesso qualcuno aprisse sta porta. Cioè devo aprirla io? Ma sarete stronzi. No. Datemene a cagare. Comunque no. Qua ce ne sono. E infatti dovresti andartene da lì, perché io ho aperto. Aspetta che ti tiro una granata. Lancio orbitale. Lancio orbitale? Ah sì, perché Atlas ti butta tipo approvvigionamenti. Ah ok, quindi mi sa che è uscito, cioè ce n'è uno fuori di approvvigionamento. Sì. E andrò imberbe a prendere il mio. Facendomi largo, tagliando le facce degli zombie. No, lasciamene uno. Occhio. Potevano anche inventarsi qualcosa di diverso rispetto agli zombie, voglio dire. Tipo? Accendiamo. Qualsiasi altra cosa. Se qualcuno aprisse sta porta, io vado a farmi già la cassa. Ci sono dei zombie che esplodono, non so perché. Ah, abbiamo tipo un robottino che ci aiuta. Il pompa. Stavo dimenticando. Bravo che ha già aperto. E potevi già fare la cassa. Porca. Però è 1000 la cassa? Cosa ho preso? Eccolo. Ah, è l'arma quella speciale. Quella speciale. Che adesso non credo che ti serva perché ci sono i cani. Però. Ci sono i cani? Sì, siamo al 4. Qui ci sono i cani zombie che sembrano tra l'altro i cani di Blade, con la bocca che si apre. Non ho mai visto Blade. Vergogna. Ho iniziato adesso a vedere The Walking Dead perché tutti mi avevano scassato. Blade sono tre film, non è che. No, forse l'ho visto uno di Blade, non mi ricordo. Guardalo col coltello che accoltella tutti i cani. Gli animalisti non si lamentano di questo trattamento. No, che perché ricevono. Sono zombie. E perché hanno più dignità i cani zombie. Bene, la campagna uccidi i cani. White? Sei morto? Aspetta che arrivo. Sono dei cani questi. Mi sto dissanguando ma mi aiuta. Ah, sei tu. Qua c'è la cassa. Ti dicono White non. Altri cani. Non White. Guardare la serie di The Walking Dead, leggiti i fumetti. Cosa sono? Ma costano 11 euro White? I fumetti. Cosa c'è? Questo cane? Si è frizzato di nuovo. È caduta la partita. È caduta la partita. Ma adesso che avevo il fucile. Ok.
Ti propongo 10 minuti in chiusura di multiplayer online. Vai. Visto che abbiamo la connessione potente. Giochiamo in due. Chiudiamo con... In due multiplayer. Sì, esatto. Atlas Gorge o quelle nuove? Ah, andiamo su Atlas Gorge che è un po' più grande. Ok. Andiamo su Atlas Gorge, ragazzi. Si è chiusa anche la chat. What the fuck is happening? Search. Ma qualcuno è riuscito a prendere i codici, ha ringraziato o se ne sono non lo so, bellamente approfittati e poi hanno detto addio. Seguire la chat. Entra prima te che così ci troviamo gli avversari a livello basso. Ma smettila con sta storia ancora. È vero. È vero, te non ci credi ma è vero. Prego. Schiacciato. Ora è schiacciato. Spotes dice io ne ho preso uno. Ottimo. Il panda, spero. Tu ce l'hai il panda per il tuo personaggio? Ovvio. Non l'ho sbloccato ancora. Devo dire che mi sa che c'è qualche problema anche ai server. O alla nostra connessione fa ridere. Potrebbe essere... Non lo so. La connessione sta andando. No? Ok, sta recuperando velocemente. E continua. Continua. Premia per giocare, aspetta che entro, ok. Bonus. Bonus Atlas Gore 24/7. Vai. Gorge. Tra l'altro, stai facendo? No, sto... Ti vuoi personalizzare? Mm-hmm. Non sei convinto? Non ti piace il tuo elmetto? C'era l'Exo Panda, guarda che bella. Eccola Exo Panda! questa è terrificante. Secondo me giocheranno tutti con la loro cosa del paese. Questa mi piace un casino, la Barong. Quella italiana? No, non abbiamo fatto in tempo a vedere quella italiana. Momentum! Questo sono esperto di ste cose. Momentum è quello che si ispira a, mi pare, Guerra, si chiamasse, su World at War, in cui c'hai 5 bandiere e devi prenderle per far indietreggiare la squadra. Non potevamo fare Team Deathmatch? No, molto è diverso. Oh, guarda. Adesso sì, ci mettiamo un po' più avanti perché sennò non vediamo assolutamente niente. Momento. Prendiamo la bandiera. Attenzione perché abbiamo voce doppia sulla partita, ovviamente. Non capiremo niente. Ah, ma dobbiamo andare verso la bandiera. Io sto andando puramente a caso. Ecco, la chat vocale doppia in split screen è un bordello. Prendiamo la bandiera. Non capisce nulla, sai? Lo so. Cinque assist, attenzione. Poi spari tu e penso che stiano sparando a me. Prendiamo la bandiera. Sono sdraiato qui come il peggiore camper. Anche perché ecco la coda dell'occhio, purtroppo io vedo la tua partita e quando ti sparano penso che stiano sparando a me. Prendiamo la bandiera. Come fa la gente a giocare in split screen di solito? Non gioca. No, non è vero, guarda che se ne trovano in partita. Io non farei mai giocare un amico. Con l'80 pollici. No, ma c'è la modalità quella che ti permette di indossare gli occhialini e lo spezzino. Ah, con... Ok, ho capito. Alcuni monitor ce l'hanno, l'LG se non sbaglio, alcuni monitor della Sony. Però sì, il gioco non lo supporta, quindi... No, il gioco lo supporta. No, il problema secondo me è un altro. L'audio? Ma a parte qua, anche l'audio, il lag...
perché con la connessione italiana devi tenere su due partite insieme. Tiro delle granate a caso, sperando che... E chi c'ha una TV piccola? Beh, chi ha una TV piccola non deve averne anche amici perché è povero, scusa. Quindi non può giocare in coppia. Io ho 50, quindi andrebbe anche bene, ma se faccio giocare i miei amici sono scarsi e poi mi abbassano il rate. Ma te non lo sai, ma io su Black Ops 2 continuavo ad azzerarmi il rate finché non ho trovato quello che mi sono... Perché i primi livelli facevo schifo, quindi arrivavo tipo all'ultimo prestigio, sono arrivato, proprio maestro prestigio. Poi li ho azzerato per alzarmi il rate a 3,70. Invece che 2,50. Tanto questa è la modalità che è infinita, mi ricordo. Che tipo l'ultima bandiera era impossibile da prendere nelle mappe. No, beh. In quella... c'è una mappa quella con... nella giungla, che non mi ricordo come si chiama. Prendiamo la bandiera. Non è tanto che è impossibile, dipende con chi giochi. Certo, se giochi contro una squadra full... Sì, concordo con te, è impossibile. Prendo questo io. Come sono morto? Ho visto il mio cadavere morire davanti a me. Prendiamo la bandiera. Qualcosa che non fa. C'è qual quadra che non costa. C'è qual quadra che non costa, bravo. Prendiamo la bandiera. Ricarico. Mamma mia, sto dominando oggi. Bravo Waits. Solo perché non possiamo vedere le tue statistiche. 13-8, Whites. Cos'è che stai dominando? 13-9, beh, rispetto a ieri. No, sei tu quello lì? No. Abbiamo vinto quindi? Certo. Dobbiamo prendere ancora l'ultima bandiera, che è quello il problema. Prendiamo la bandiera. E abbiamo vinto, grandissimi. Che bravo, squadra. E al meglio dei tre, eh? No, è meglio delle 1, basta. È meglio delle 1. Va bene ragazzi, è giunta la nostra ora, nel senso che sono arrivate le 18 e quindi... Le mappe nuove ve le abbiamo fatte vedere ieri, le Exo Suite vediamo... Le Exo Zombie le abbiamo fatte vedere oggi. Vi abbiamo regalato un po' di codicilli, una trentina erano circa, più o meno, forse qualcosina di meno. Con Code torniamo in realtà domani sera con un bel mix. Con tutto. Un recap, esatto, di tutto. Così... Il buon Mirax vi farà vedere esattamente tutto quello che volete. Noi ci vediamo questa sera, se non sbaglio, no. Perché c'è un live, sì. C'è di un live Spartan con Battlefield 4, mi dicono dalla regia, yes. Che sto guardando. E chiediamo conferma. Domani invece avremo... Domani c'è la... Hardline, che a breve dovrebbe arrivare la beta. Giusto, il 3 febbraio mi pare. Sì. 3 febbraio arrivava. Domani c'è un mega evento. Domani c'è un mega evento da Halifax in cui metteremo in palio di nuovo la T-Bag Cup e giocheremo a Dead or Alive 5 Ultimate, bla bla, Super Edition, eccetera, eccetera. Sei carico? Non ho mai giocato a Dead or Alive negli ultimi 6 anni, quindi non so come andrà a finire questa T-Bag Cup. Seguitela perché ci sarà da ridere. E poi c'è venerdì invece live su Dying Light. Arriverà anche la recensione e video recensione venerdì. E venerdì sera GTA 5. E venerdì sera GTA 5. Questo è il programma per i prossimi giorni. Noi iscrivetevi al canale. Iscrivetevi. 70.000 iscritti, dobbiamo ringraziare. 70.000 iscritti su YouTube, tra l'altro, esatto, quindi vi ringraziamo se non l'avete che fatto. C'è una persona che ci segue dal Messico. Hola amigo. No, questo, davvero, era scritto nei commenti. Questo è sombrero. Detto, ci fai complimenti, ci segue dal Messico e quindi non può seguirci in diretta. E guarda le repliche. Può svegliarsi, voglio dire, non è che è obbligato a guardare le repliche. Va bene, allora, ringraziamo. Ci manda un tacos, sì, un chihuahua, un sombrero. Mandaci un tacos e un chihuahua dentro un sombrero gigante con un cactus. Questa è la nostra richiesta finale. Va bene, ragazzi, grazie per essere stati con noi oggi. Ci vediamo alla prossima, a domani in particolare, e questa sera con gli Spartan. Da me e da Dr. Whites è tutto. Ciao! Ciao.